Entaro Tassadar, esecutore. I sopravvissuti di Aiur sono riusciti a varcare il portale Warp. Durante la ritirata, però, abbiamo perso il contatto con Phoenix e Raynor. Temo che gli Zerg li abbiano sopraffatti. Non temete, Artanis. Phoenix è un guerriero potente e senza eguali. E il terrestre Raynor si è dimostrato in passato ricco di risorse. Sono sicuro che sono in salvo. Mentre attendiamo loro notizie, però, dobbiamo perlustrare la zona per trovare una posizione adatta per la nostra base. Una volta fatto, potremo cominciare a cercare il Templare Oscuro. Oh, bella ragazzi, bentornati in un'altra puntata di V-Square Gaming, qui è il vostro gioco che vi parla, e questo è StarCraft Brood War, la seconda missione. Siamo su Shakuras. Esecutore, ci sono degli Zerg su Shakuras. Devono aver preso il controllo del portale Warp su Aiur. Quindi praticamente gli Zerg hanno preso il controllo del portale Protoss su Aiur e si sono teletrasportati su Shakuras anche loro e ci stanno rompendo le palle. Come vedete, in questa missione si inizia senza alcun tipo di struttura, avete solo 4 sonde e 4 zeloti, quindi incominciamo subito a costruire il Nexus e a raccogliere i primi minerali nel frattempo in cui aspettiamo che il Nexus si teletrasporti su Shakuras. Sto posizionando i miei zeloti lì perché già so che tra poco verrò attaccato. È solo una questione di tempo. Ho messo un pilone lì perché poi metterò la mia Stargate, scusa, il mio portale Protoss lì. Ok, nel momento in cui arriva il Nexus dovrebbe incominciare l'attacco, vediamo se è così. Attimo di suspense. Mentre c'è questo pterodattilo che vola avanti e indietro. Ecco il Nexus che sta per arrivare online. Eccoli qua. Fortunatamente veniamo aiutati da dei Templari Oscuri che, vi ricordo, come Zeratul sono sempre invisibili. Non fanno 100 danni a colpo, ne fanno però ben 40. Siete di minerali sufficienti. Sono lieto di vedervi di nuovo tra noi dopo molte decadi. Gli strani ospiti che vi hanno seguito fin qui, però, sono molto meno graditi. Salute, fratello. È vero, queste creature, gli Zerg, non hanno rispetto per la santità della vita. Ora pensiamo a sconfiggerle. Poi vi rivelerò tutto quello che sappiamo su di loro. Sono sicuro che anche la matriarca sarà lieta di ascoltare il vostro racconto. Adun Toridas. Esecutore, abbiamo ricevuto una trasmissione da Raynor e Phoenix. Sono ancora vivi e combattono per riconquistare il portale Warp su Aiur. Dobbiamo fare nostro il portale Warp da questo lato, senza esitazioni. Beh, Adun Toridas a tutti, ragazzi. Come avete sentito, Raynor e Phoenix sono ancora vivi. Chi l'avrebbe mai detto? E utilizziamo l'abilità dei Templari Oscuri, che consiste nell'essere sempre invisibili, per incominciare a fare danni, mentre ancora non abbiamo praticamente nulla di... mentre ancora non abbiamo praticamente ancora costruito nulla che possa veramente fare male. Mi raccomando, sempre importante tenere alta la macro, quindi continuare a costruire delle sonde per prendere minerali e gas Vespene. Quindi continuate a saltare da una parte all'altra della mappa. Ci sono tracce di Phoenix e Raynor. Devono essere ancora su Aiur. Qui poi bisogna togliersi abbastanza in fretta perché arrivano gli Overlord, cioè i rilevatori Zerg. Quindi diciamo che i nostri primi danni alle strutture nemiche di difesa li abbiamo fatti.
Ecco, ricordiamoci sempre di non iniziare troppo tardi a recuperare il gas Vespene, perché è fondamentale per costruire poi le unità che fanno veramente male. Qua è stato casuale che siano usciti anche degli Zergling. Nel senso che erano nascosti sottoterra, se ne sono usciti non perché ci fossero lì i miei templari oscuri, ma perché era una cosa che doveva succedere. Qua una povera sonda è stata distrutta. Qui continuo con la mia operazione di smantellamento del... Ecco, purtroppo è arrivato un Overlord che ha leggermente colpito, e non solo l'Overlord ma anche questi Zergling. Hanno attaccato i miei templari oscuri, che però sono tutti sopravvissuti. Ricordiamoci sempre che i Protoss hanno gli scudi, e gli scudi si rigenerano. Quindi praticamente abbiamo gli Zerg che hanno tutta la vita, diciamo, di un solo tipo, e si rigenera lentamente e più velocemente se sono sul mostro, che è quella cosa viola che c'è per terra, schifosa. Mentre i Protoss hanno, diciamo, gli scudi, che una parte di vita che è fatta da scudi, e poi proprio gli hit points veri e propri che non si rigenerano. Quindi fino a che riuscite a non far diminuire la vita, col tempo gli scudi si rigenerano al massimo. Ecco qua, ci sono stati un po' di errori da parte mia, perché infatti qua è purtroppo uno zelota è morto in battaglia. Un minuto di silenzio per lo zelota morto con coraggio combattendo contro le idralische. Niente, sto insistendo ad attaccare là sotto perché voglio andare ad espandermi. Lì ci sono minerali e gas. Qua ho fatto... Qua praticamente si vede tutta la mia incompetenza nel fare questo attacco. Infatti ho fatto un sacco di cappelle e mi è morto un altro zelota. Probabilmente... mi raccomando, qua sempre fate gli upgrade ai danni, all'armatura. E poi, se ce n'è ancora, fate anche gli upgrade allo scudo. Che qua non so se si vede, ma in realtà c'è una discesa. E questa parte, questa zona del terreno è in una depressione, quindi dovete fare quella discesa per forza. Ed è per questo che si sono un attimo incastrati i templari. Quindi questo attacco poteva essere fatto molto meglio. Infatti probabilmente nel prossimo video non ci sarò più io, perché sarò stato giustiziato dallo stato maggiore dei Protoss a causa della mia manifesta incompetenza. Questo qui è l'aggiornamento per il range dei dragoni, permette ai dragoni di sparare più lontano. Come vedete qua che lo Zerg è venuto con l'Overlord, perché ormai sa che ho dei templari oscuri che sono invisibili. Sto costruendo un po' di portali Protoss qua, fondamentalmente perché così sono più vicini ad andare ad attaccare la base Zerg, che poi si scoprirà che è in fondo a destra, ore 5. Prima di poter costruire l'espansione bisogna aspettare che il mostro, che è quella cosa viola per terra che lasciano gli Zerg, se ne vada completamente. Quindi ci vuole un po' di tempo. Una volta che avete distrutto là non potete subito fare l'espansione. Ah, ricordo a tutti che se questo video vi piace, se questa serie vi piace, di droppare like, di condividere il video e quant'altro per diciamo aiutare a far andare avanti la serie. Ok, il mostro se ne sta praticamente andando, quindi aspettiamo proprio... Ok, possiamo costruire. Ovviamente in StarCraft soprattutto in questo StarCraft rispetto al 2 è importantissimo fare espansioni.
dovete continuamente espandervi, quindi appena vedete che c'è la possibilità di espandervi, fatelo. L'aggiornamento è completo. Ok, questo era l'aggiornamento, penso, per il range dei dragoni. Cittadella di Aduna mi serve per fare la ricerca per aumentare la velocità di movimento degli zeloti e per poi fare l'archivio dei templari per costruire gli alti templari, da cui poi si fanno gli arconti. Arconte che abbiamo visto nella puntata precedente, quella palla bianca di energia. Se per caso vi siete quelli connessi solo adesso, vi ricordo che questa è l'espansione di StarCraft, StarCraft Brood War, e che se andate a vedere nelle playlist abbiamo fatto anche tutto il primo StarCraft, diciamo la prima parte della storia, che sono una trentina di missioni. Non disponete di minerali sufficienti. E qua adesso sto spostando una parte di sonde dalla base principale a quella secondaria, perché questo aumenta la velocità con cui recupero minerali, la velocità a cui estraggo minerali, diciamo. Praticamente su ogni ceppo di minerali potete metterci fino a tre sonde, però diciamo che mettiamo che la prima sonda prende, non so, 10 minerali al minuto, la seconda ne fa 6, quando ne avete 3 ne fa 4, quindi non è che 10, 20, 30, fate tipo 10, 16, 20, quindi se avete 30 sonde è meglio metterne 15 su un'espansione e 15 su un'altra, perché così fate molte più, raccogliete molto più minerali. Qui comunque sto continuando con la macro, sto cercando di costruirmi un'economia abbastanza solida e forte per poi non avere problemi a fare un attacco deciso e definitivo, diciamo. Qua ancora faccio altri upgrade, altre ricerche per migliorare sia i danni che le armature delle mie unità terrestri in questo caso. Qua sto costruendo altri dragoni. Questo qua è l'archivio dei templari, che mi serve per costruire gli altri templari. Qua c'è un overlord che evidentemente è qua in ava scoperta per vedere cosa sto combinando, ma penso che sia abbastanza innocuo. Ecco, gli altri templari costano un sacco di vespene, costano mi pare 50 minerali e 150 vespene, quindi dovete stare abbastanza, dovete avere una buona economia per poterne costruire una quantità, diciamo, decente, che insomma fa che faccia la differenza. Chi è che mi sta attaccando? Ma niente, era qualche idralisca suicida. Ok, quindi direi che la quantità di unità dovrebbe essere sufficiente a poter iniziare un attacco. Poi ovviamente continueranno ad arrivare rinforzi. Ecco qua, nell'attacco ovviamente c'è sempre questo problema che le colonie del mostro, come che li chiamano in Italia, le Sunken Colonies, queste qua con la lingua che fa 20 danni a colpo, è un problema se ti attaccano davanti con gli zerghi e ci sono loro dietro che ti fanno un batto di danni. Ovviamente ho talmente tante unità che mi sto abbastanza sbattendo di fare micro. Sto in realtà costruendo un altro portale più vicino per far arrivare altri rinforzi ancora più velocemente. Anche se probabilmente non ce n'era già più bisogno, perché di unità ne ho già abbastanza. Come vedete lì c'è sempre la colonia nascosta che attacca con la sua lingua maledetta. Qua costruisco un portale, però non so, ci sono arrivate queste idralische da non so dove, che prima fanno finta di ignorare la sonda e poi la one shotano.
Ovviamente arrivano in soccorso gli zeloti che maciullano senza pietà queste tre idralische. Idralisca costa 75-25, mi sembra. È un zelota a 100 minerali. Però ovviamente l'idralisca colpendo a distanza può focussare meglio. Vabbè, questi due Zeglin ci stanno credendo molto nella loro possibilità di fare la differenza, però vengono maciullati senza pietà. Sto un po' esagerando. Non ce n'era bisogno probabilmente, però vabbè, tutto allenamento. Spesso e volentieri il problema con i dragoni è che tu gli dici di attaccare, questi arrivano e appena entrano in range, quelli davanti si fermano e cominciano a sparare, quelli dietro si incasinano, non riescono ad andare a colpire anche loro, quindi bisogna micrare bene. Quindi comunque l'obiettivo di questa missione è semplicemente eradicare questa base, quindi appena finisci ti dà la vittoria. Anzi, prima che ti dia la vittoria ci sarà un incontro con una vecchia conoscenza. Dovete posizionare dei piloni addizionali. Su Aior per controllare questo lato del portale Warp. È l'unico modo per assicurarsi che gli Zerg non possano inviare nuovi rinforzi su Shabuas. Sarete schiacciati dal numero dei nemici e una volta disattivato il portale Warp nessuno potrà venire in vostro soccorso. Già, beh, che posso dire? Sono un uomo d'azione. Anch'io resterò con Reino, l'esecutore. Ho onore nei confronti di Aior. Buona fortuna allora, pro di guerrieri. Vi invieremo tutte le truppe che potremo. Grazie. Cercate soltanto di comportarvi bene voi altri, ok? Augurateci buona fortuna. Dicevo appunto, una vecchia conoscenza per chi ha giocato o ha visto da noi la campagna originale. Bene, con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!